Salve amici del canale Amico Orologiaio, siamo qui a Limbiate anche quest'oggi, sono venuto a fare una caccia, come al solito sarà un bagno di sangue, mi riconoscete, sono l'amico orologiaio, solo che mi sono cambiato il cappellino, se non mi riconoscete evidentemente avete dei problemi, guardate troppo l'orologio, e niente, benvenuti a Limbiate, questo è l'inizio del video. Bella! Eccoci arrivati al banco del Dario. Ciao Cesare, ciao Teresa. Ciao Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Perché? No, mi fai pubblicità perché faccio poltrone e tendaggi. Ah sì? Fai poltrone e tendaggi? Appunto. Io accetto anche tangenti, sponsorizzazioni. Se vogliamo fare una collaborazione pubblicizziamo anche poltrone e tendaggi. Sei un grande, dai. Grazie. Il grande Pino. Ti seguo perché apprendo sempre, come appassionato di orologi, apprendo sempre da te. Qui purtroppo non si sono aggiunti altri movimenti, direi di no. Francesco, un sacco di tempo che non ci vediamo. Un pochino, sì. Allora, mi stavi facendo vedere il tuo recente acquisto. Acquisto, regalo di Natale della moglie. La moglie, ma che brava moglie la che moglie, hai. Visto. Allora, dici un po', questo qui è il Presage 1964. Esatto. Che bello che è. 1964 pezzi, numerato. Corona logata, bracciale maglie piene, insomma. Come fanno oggigiorno gli orologi, insomma, di qualità. Bello orologio. Come ti trovi? Benissimo. Adesso è da Natale che ce l'ho al polso. Sto testando. Fantastico. Bello, bello, mi piace. Una bella forma. Si vede che è proprio ispirato agli anni 60. Il classico skin dive degli anni 60. È lui. Lelì. Bello, Francesco. Grazie. Complimenti, caro. Grazie. Oh, Emanuele. Ciao caro, cos'hai oggi al polso? Facci vedere. Orologio da battaglia. Oggi andiamoci di qua. 500 Uno Steinhardt. 500 metri di titanio. Bello. Sembrerebbe un Batman. Bello. Ghiera in ceramica, sì? Sì. Come ti trovi? Molto bene. Poi leggero. Fantastico. Il Dario super impegnato. Adesso andiamo a vedere un po' che cosa. Vediamo un po' cosa oggi in vetrina. C'è una novità, c'è un Bulova Accutron Lady. Molto fashion. 250 questo. Particolare. Poi saliamo. Poi i soliti scheletrati, sempre belli. Allora, questo qui è un. Anche l'Astronaut è molto bello. Oh, ma vedo che. Allora, un bagno di sangue per l'altro. 500 questo. E... c'è un Breitling Chronomat, tutto acciaio. Stessa referenza di quella della settimana scorsa, però questo qui è A130, invece quello era B130046. Ricordi A, B, acciaio, B color. Questo qui è A perché è acciaio, giusto? Sì, A130046. Ma vedo anche un bel Zenith, carica manuale. È andato via il Tissot. Dopo il video che abbiamo fatto, basta fare video. Cioè. Non l'hai preso tu? No, l'ho preso un suo cliente amico. No, te lo sei lasciato scappare. Dai, vieni qua a lavorare. Tanto Dario è impegnato. Vediamo da vicino il Breitling, così mi fai anche il prezzo. Ma hai aggiustato pure la ghiera. Bello, mi piace. L'altra novità? Ti faccio vedere un bel pezzo. Sì, fai tu Nicola, tanto sei tutto ormai. Ma proprio i prezzi che dite lui che non li so io. Dario! Dimmi! No, ti faccio vedere un bel pezzo. Adesso un attimo, aspetta di andare via. Aspetta un attimo. Non andare via. Comunque è bellissimo questo. Questo chiedi? Bello. La richiesta Dario per questo? 1200. Sì. Fantastico. Lo Zenith, che è stupendo. Vediamolo lo Zenith. Lo Zenith merita, sembra in condizioni strepitose. È in condizioni strepitose, cioè definire in ossa. Prego. Guarda con che delicatezza. Tu dovresti fare il commesso del Dario. Questo è stupendo. Questo è stupendo. Mai indossato, Cesare. Sembra. Sì, è un os praticamente. Guarda con ancora il suo coroncino originale. Guarda che roba, non ha un segno. No, ma hai indossato. Questo? Indossato, no. How much? Lì posso fare 2,8. Insomma. Pulsantini a pompa. D'altronde. C'è anche la scatola? No, è
Abbiamo una scatolina, sì, la scatola zinina, la fibbia è sorta. Sì, sì, tutto. Anche la zia fibbia, tutto originale, coevo, coevissimo. Cesarino, bello, bello Dario. Poi di nuovo c'è, vabbè, questo. Un Hamilton. Hamilton Lancaster. Lancaster. C'è anche il suo famosissimo Lancaster. C'è anche il suo bracciale qua. Mirko, dov'è Mirko? A parte che forse ce l'ha già il Lancaster. Richiesta per il Lancaster? Lancaster 4,50. Regalato. Signori, 4,50, il primo che alza la mano. Piano, non fatevi male, uno alla volta. 4,50 è regalato. Qui bisogna fare come il mercato. Orit bambino. Un Orit bambino, davvero? Guarda che bello. Bello, cavolo. 40 più minuti, guarda. Chiedi di questo? 2,8. Così grande il bambino. Cos'è? Un 40, 41? È cresciuto. Sì, l'abbiamo ben adattato. A quanto sto bambino? Ha fatto bene. 150. 150? Bello. Ma bello, bello è bello. Poi, se qualcuno lo interessa si può anche trattare. Trattiamo, sì. Siamo sul mercatino, no? Il bello è anche quello, voglio dire. Quale? Quello col bracciale rigido. Tissò col bracciale rigido, così, lo svegliarino, bello. Ma è bambino questo. Non so, sai, sei col bracciale rigido. Guarda come si è sviluppato. Ma guarda come si è sviluppato. È un bambino sviluppato. È tornato da mangiare. Oh, ma qui c'è un pezzo da 90, ma questo è una novità. Digitale. No. Questo. Cosmic. Omega Cosmic. Fantastico. Questo non c'era scritto. Caratteri completo quasi in una. Muovo, automatico. Che meraviglia! Sai cos'è un ragione? Automatico, che ci faccio? Nuovo. Ma va. Che movimento ha dentro? Omega però. Sì, Omega, il calibro. Dovrei aprirlo. È la prima volta che lo vedo, sai? È arrivato a te. Quadrante in patina. Affumicato. È ristampato o è buono? È una ristampa. Una ristampa. Sicuramente vecchia però. Perché vedevo il logo, infatti non mi convinceva più di tanto. Però è bello, dai. La richiesta? Sui 2000 più o meno. Sui due? Sì, sui due. Fibbia originale, coroncino originale, a cappello di prete. Bello Dario. Mi piace quello, bel quadrante. Bello bello. Grazie caro. Qui c'è anche un Constellation. Ho fatto il trattamento. A passeggio per le Beate, incontro con i follower, siamo in presenza di Daniele. Daniele, ciao Daniele, da dove arrivi? Da Monza. Monza, beh, per cui dai, giochi sì, quasi in casa, diciamo sì, che sei vicino. Sì. Watch check, che cosa hai che cosa indossi? Ironman Purist 38 mm. Questo qui è quello nuovo o è la reedizione? Quello nuovo, è quello nuovo. Bello. Col vetro in zaffiro. Il Purist, per cui fa la lancetta delle ore, fa un giro in 24 ore, giusto? 24, sì. Con Monte del Sellita 3 e non mi ricordo. Sì, ci vuole un attimino magari abituarsi a leggere l'ora, perché quando segna le 6 sono mezzogiorno, esatto. Insomma. Anche perché quadrante bianco fa un po' fatica, però mi piaceva perché era la riedizione di quello originale del primo che hanno fatto. Bello, complimenti. Bella Daniele. Grazie. Portachiavi te l'ho dato? Preso. A posto. La moglie? Cos'ha al polso? Il mio regalo. Sì, hanno abbandonato il bambino. Ah beh, un Seiko Presage, carino. Bello. Come ti trovi? Bene. Bene? Sì. Ti piace? Sì, bene, sì. Fantastico. Il nome non l'hai detto? Sara. Sara, perfetto. Piacere avervi conosciuto. Ciao Sara, ciao. E ciao Daniele. Ciao Cesare. Ciao cari, buona passeggiata. Grazie. Ciao ciao. Posto? Sì, sì. È regalato. Allora, Baba nella versione cacciatore della rumenta. Com'è? Siamo un cinturino per il DS2. Per il certina? Ti serve però 18, giusto? Esattamente. Questa mattina abbiamo anche una looping electronic. Questa è elettromeccanica, quindi. Ci vuole una pila particolare che non... sono tipo quelle Cartier. Ho capito. Dai Marta, dagli il permesso. Guardalo.
Amore, se ti piace prendilo. Sì, mia moglie dice sempre così. Sì, lo incartiamo, dai. Facciamo un ulteriore sconto. Orco, un ulteriore scontone? Dai, ti faccio tutto 200. Grande Dario. Baba, anche oggi bagno di sangue? Un bagno di sangue, Cesare. Fantastico. Va che bello. Bello. Movimento va giù, giusto? Va giù 77-33. Bellissimo. Anni 70. Sì. Io amo gli anni 70. Cassa sarà cromata, ci sta, però dai, bello. Mi piace molto. Lo provi? Aspetta che devo andare, che mi chiamano. Chi mi chiama? Chi mi... Ecco Margherita, amore. E poi chi c'è? Andiamo su, 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 su. Oh. Amici, anche per oggi il giro al mercatino l'abbiamo fatto. Purtroppo non sono riuscito a cacciare niente. Mi dice invece Baba hai cacciato un ottimo orologio da mettere a posto. Perché 77-33 che ha appena acquistato c'è un piccolo problemino. Piccolino. La mia nipotina è carina. Bene, se il video vi è piaciuto come al solito cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di spuntare la campanella, importantissimo per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Se ancora non l'avete fatto andate a seguire anche l'amico Baba. Baba Man Channel. E via, al prossimo video, ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao.